Giovedì Santo, Cena del Signore. Giovedì Santo è la Pasqua, ma chi ha avuto l'iniziativa di creare il giorno della Pasqua? L'iniziativa è di Dio, un giorno unico che comprende per noi, lo sappiamo, il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, il Sabato Santo, il giorno della risurrezione. Ma com'è nato questo giorno così luminoso? È nato in Egitto per la liberazione di un popolo, iniziativa di Dio. Il segno efficace sarà quel sangue dell'agnello, segno e profezia, perché l'agnello immacolato è Gesù. Il significato di questo intervento, iniziativa di Dio, viene detto espressamente da Dio a Mosè e Aaron: così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. E il sangue che verrà messo sugli stipiti delle porte e sugli architravi sarà segno del passaggio liberante di Dio. Pasqua da celebrarsi come rito perenne, sempre, ormai in Gesù, e Pasqua quotidiana. La Chiesa in San Paolo ci dà l'istituzione dell'Eucaristia. Paolo è sempre così essenziale. Gesù con noi, con il suo sacrificio, con la sua presenza. Questo è il mio corpo, che è per voi, è per noi il corpo di Gesù. Questo è il calice della nuova alleanza, nel mio sangue, nel sangue. Noi ormai siamo una sola cosa, una sola famiglia, per il sangue di Gesù che noi riceviamo nell'Eucaristia. Rito perenne. Annunceremo così la morte del Signore e la sua risurrezione finché Egli, Gesù Cristo, ritornerà. Dio è entrato nella storia. La storia ha come personaggio principale Dio stesso, il Padre che ci ama, il Figlio che ci redime, lo Spirito Santo che ci santifica. San Giovanni nel Vangelo deve sottolineare aspetti particolari che riguardano l'Eucaristia, la purezza, quell'acqua e quel inginocchiarsi di Gesù davanti all'uomo, Dio che sembra come adorare l'uomo, vuol servire l'uomo, vuol partecipare alla vita dell'uomo, si spoglia della sua realtà più profonda, la copre togliendo anche le sue vesti e prendendo dell'acqua per purificare, e dice a Pietro: se non ti fai lavare non avrai parte con me. È essenziale questa purezza eucaristica. Tutto va a concentrarsi nella Pasqua tramite Mosè, Paolo, Giovanni, Gesù, l'agnello immacolato, Maria che è l'agnella immacolata, umile, già adorna di quella purezza e di quell'asciugamano che lei usava nella sua santa casa, segno della sua umiltà. Ma è la madre del Signore risorto, mentre Gesù dice agli apostoli: io sono il Maestro e il Signore. Maria è maestra e la madre del Signore, è la madre della nostra Pasqua, la Pasqua materna di tutta la Chiesa.